Salve a tutti amici di Campania nel pallone, qui dall'esterno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove da pochi istanti si è conclusa Napoli-Maiorca sul risultato di parità di 1-1. Dunque altro pareggio per il Napoli qui in Abruzzo dopo quello contro la Dana Demirspor. Siamo qui per commentare questo match con il giornalista Giuseppe Lombardi. Ciao Giuseppe. Ciao Felice, buonasera a te e a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Che dire, un altro pareggio, ma soprattutto una prestazione simile. Noi ci aspettavamo, come detto nel pre-partita, dei progressi sul piano qualitativo, del ritmo, della condizione. Io direi che l'unico che ha dato delle risposte positive è stato ancora una volta Kvara. E gli altri male, eccezione fatta per i primi 20 minuti in cui il Napoli sembrava essere più in palla, così, però anche le sostituzioni non sono andate a buon fine. Onestamente penso che solo un po' Politano sia stato più motivo della manovra, ma il Napoli ha sofferto tanto a centrocampo, si è fatto bucare letteralmente, e poi c'è questa ennesima pagina complicata relativa a tutto il capitolo del portiere, perché Pameret, che già è al centro di vicende di mercato, ha commesso un'ulteriore papera consentendo a Raiglio di siglare il gol del pareggio, regalandogli palla, uscendo da buco. Onestamente io faccio anche fatica a definire il gesto di Meret, ha quasi palleggiato, questo è indice di grande insicurezza. Fate che poi insicurezza e mancanza di lucidità. Esattamente, sì. Poi se sei insicuro in amichevole e soprattutto manifesti dei timori in partite che non contano a nulla, farà ancora più fatica in campionato e nella Champions League. Assolutamente, non c'è dubbio, nel corso di questo precampionato purtroppo Meret sta confermando i suoi limiti, attualmente si trova in uno stato confusionale, probabilmente dovuto anche alla pressione che sente, ma sta di fatto che comunque nel corso di questi anni l'estremo difensore friulano non ha mai realmente mostrato di essere pronto per ricoprire un ruolo così ingente come è quello del portiere titolare del Napoli. E come diceva Giuseppe, tornando alla prestazione generale della squadra, molto meglio nel primo tempo, soprattutto nella prima mezz'ora abbiamo visto un buon giro palla, un Napoli che comunque ha prevalentemente chiuso il Maiorca all'interno della propria metà campo, ma il problema possiamo dire che ancora una volta qualche errore di troppo nelle rifiniture, un po' troppa fatica a finalizzare, a tirare in porta. E a proposito di questo, abbiamo visto come nel corso di questo precampionato Spalletti si stia concentrando molto sul 4-3-3 come schema di gioco, a differenza della passata stagione in cui il modulo utilizzato con prevalenza fu il 4-2-3-1, ma abbiamo avuto modo di vedere come comunque con questo modulo Osimhen fa un po' più fatica. Sappiamo che con il 4-2-3-1 riusciva alla perfezione a sfruttare le proprie caratteristiche, a sfruttare le proprie doti nello scatto in profondità, mentre attualmente sembra un po' faticare a trovare gli giusti spazi, a liberarsi dalle marcature avversarie. A te convince questo passaggio al 4-3-3? Onestamente no, è una domanda a cui ho risposto anche in precedenza, perché poi è chiaro che fa parte dell'attualità, no, ma penso che ci siano state delle amichevoli che comunque hanno dimostrato che quando è Osimhen il riferimento offensivo, il modulo più adatto è quello in cui, può essere il 4-2-3-1 in questo caso, ma è quello in cui Osimhen deve avere per forza bisogno di una spalla. Quindi, tornando all'argomento mercato, Raspadori potrebbe essere l'uomo giusto.
fatto è che con il 4-3-3, nel caso del Napoli, con i giocatori che ha a disposizione, diventa un modulo veramente troppo piatto, anche perché Osimhen per caratteristiche non è il tipo di giocatore che va a venire incontro, insomma, ai centrocampisti, a smistare la manovra, un po' come faceva Higuaín, sì, come ha fatto Mertens storicamente, no? Negli ultimi anni del Napoli. È un giocatore diverso, che deve attaccare la profondità, per cui il 4-2-3-1, secondo me, poi è Spalletti allenatore, quindi le scelte più giuste sa lui quali possano essere, però credo che bisogna anche un attimino rivedere lo schieramento tattico del Napoli. Poi ci chiedevano anche di Gaetano, che non, sì, ha giocato questa amichevole. In realtà si sta parlando di qualche operazione di mercato, cioè la Cremonese. Sì, si parla di nuovo della Cremonese. Però sì, potrebbe essere inserito addirittura in un'operazione con Raspadori, vedremo in questi giorni cosa accadrà, ma certamente la sua mancata presenza oggi non ha fatto neanche un minuto, no? se non sbaglio. Sì, è stato tra i pochi a non entrare. Sì, a non entrare, sì, insieme ai ragazzi della primavera, no? Diciamo, sì, potrebbe essere un indizio di mercato sicuramente. Sì, devo dire che anche nel corso del ritiro di Di Maro avevo notato come Gaetano fosse stato messo un po' ai margini da Luciano Spalletti, anche nel corso della seconda amichevole in Val di Sole contro il Perugia fu tra i pochi a non entrare in campo, mentre devo dire che negli scorsi giorni qui in Abruzzo avevo visto dei progressi da parte sua, un'evidente crescita di condizione. Però evidentemente la sua permanenza in rosa si complica irrimediabilmente a questo punto. A proposito di giovani, volevo chiederti di Zerbin, anch'esso questa sera non è entrato, però comunque Spalletti si è concentrato molto su di lui nel corso di questo precampionato, provandolo anche da terzino destro. Lui nasce come esterno offensivo e reduce da un'ottima stagione di Serie B al Frosinone. Tu pensi che Zerbin abbia qualche possibilità in più di poter restare in rosa? Io penso di sì, sai, perché comunque è un giocatore che numericamente può servire proprio per questa sua duttilità, nel senso che può giocare anche a sinistra, a destra, e Spalletti l'ha impiegato come terzino, quindi sai, è quel jolly che almeno nei primi mesi, perché poi si parlava anche di Solbakken, no? da gennaio. Sì, sembra fatta, a gennaio dovrebbe arrivare. E io quindi penso a tal proposito che magari Zerbin possa, insomma, restare al Napoli almeno fino a gennaio, poi sappiamo che ci sarà questa lunga pausa a novembre, per poi lasciare spazio eventualmente a Solbakken. Però ecco, tra Zerbin e Gaetano, vedendo i minutaggi e anche le posizioni occupate in campo, forse Spalletti punta tra i due più su Zerbin, anche se secondo me Gaetano ha tutte le caratteristiche e i presupposti, no, per giocare nel Napoli. Sì, tornando alla questione modulo, abbiamo detto che con il 4-2-3-1 ovviamente Osimhen è maggiormente nelle condizioni di poter sfruttare la propria esplosività, la propria dote ovviamente nello scatto in profondità. Io penso che Spalletti sia in questo momento più propenso al 4-3-3 per una questione di maggiore fisicità a centrocampo. Pensi che per tornare al 4-2-3-1 ci sia bisogno di un innesto a centrocampo, ovvero di un centrocampista dotato di maggiore fisicità, sì, con, sì, caratteristiche più simili ad Anghissa? No, hai centrato perfettamente il punto. Se vuoi tornare al 4-2-3-1 c'è bisogno di un alter ego più di Anghissa, perché poi giocatori di qualità ne hai tanti, hai Fabian, hai Zielinski eventualmente si può adattare in quel ruolo, Gaetano comunque è un giocatore di qualità, però se torni a 4-2-3-1 poi bisogna fare delle considerazioni anche su Demme, che stasera ha giocato piuttosto male nel secondo tempo. Il fatto è che noi diciamo tutte queste cose giustissime, ma manca sempre meno poi all'inizio del campionato. Sì, appena due settimane. Nel giro di due settimane bisogna cercare di fare tante operazioni, perché questo Napoli
ripetiamo, le amichevoli lasciano il tempo che trovano, però la prestazione è quello che a me preoccupa. È chiaro, siamo ormai l'inizio della nuova stagione alle porte, si ripartirà tra tanti dubbi e poche certezze, questo è evidente. Detto questo, è al momento tutto qui da Castel di Sangro. Abbiamo commentato questa seconda amichevole del Napoli qui in terra abruzzese. Adesso, prima dell'esordio al Bentegodi, ce ne saranno altre due: il 3 agosto contro il Girona, il 6 contro le Spagnole. Qui sarà l'amichevole che praticamente chiuderà il precampionato. Un saluto a Giuseppe Lombardi, grazie per essere stato con noi, Giuseppe. Un saluto a tutti e buona serata, grazie per averci ascoltato. Grazie a tutti gli amici di Campania, alla prossima.